Buonasera e benvenuti al TG. La Slovenia ha blindato i suoi confini a causa del Covid. Tutti quelli che passano il confine dovranno presentare un test negativo e ciò vale anche per i transfrontalieri. L'Unione Italiana perciò si è rivolta al premier sloveno Janez Janša. Servono misure alternative, dicono i vertici dell'Unione. Il test negativo, il certificato di vaccinazione oppure l'attestato di guarigione. Senza di essi non si passa il confine con la Slovenia. L'obbligo non varrà per chi ha meno di 13 anni, ma riguarderà comunque coloro che accompagnano i minori. Un problema soprattutto per tanti genitori che portano i figli a scuola in Slovenia e per tantissimi lavoratori transfrontalieri. Ci sono molte meno eccezioni di un tempo. Facciamo un esempio: la Croazia e l'Italia consentono di poter passare il confine per motivi di lavoro urgenti, per motivi familiari, per gli studenti, per lavoratori trasfrontalieri, purché poi rientrino entro 24 ore, 12 ore, quindi senza necessità di fare né il test PCR né il test rapido. La Slovenia ha voluto adottare questo criterio in maniera unilaterale, molto restrittivo, che è entrato in vigore il 15 marzo, che costringe anche i transfrontalieri, quindi le persone che vivono a ridosso dei confini e poi vanno a lavorare nell'altro paese, oppure che portano i propri ragazzi, i propri figli, alunni, studenti, anche universitari nelle scuole o nelle università in Slovenia, devono avere perlomeno un test rapido che deve avere una durata settimanale. Pur comprendendo le motivazioni che hanno indotto il governo sloveno ad assumere queste nuove misure, esse creano notevoli difficoltà, spiega Tremul. Noi abbiamo chiesto che si rivedano queste misure, che ci sia una politica di concertazione tra Croazia, Slovenia, Italia, in modo tale da adottare delle misure omogenee, perché questo territorio è un territorio in cui le persone sono migliaia, i lavoratori e migliaia anche gli studenti che attraversano quotidianamente il confine. È un territorio che è vissuto in questi 20-30 anni veramente in maniera unitaria. Porre queste misure crea delle difficoltà notevoli alle persone. Si è trovato una soluzione che in qualche modo viene incontro ai bisogni, ai disagi dei cittadini. C'è ad esempio sul confine italiano-sloveno a Scoffie un luogo che dal lunedì al venerdì vengono fatti i test cosiddetti rapidi, quelli molecolari, dalle 7 di mattina alle 19 di sera, sono fatti gratuiti per tutti i transfrontalieri, quindi sia per quelli che vengono dall'Italia ma in realtà anche chi proviene dalla Croazia, quindi il test vale poi 7 giorni. È necessario però un coordinamento a livello dei tre stati. Un coordinamento che la stessa Commissione europea sta sollecitando e che consenta di avere una politica omogenea e soprattutto che tenga conto che questo territorio a ridosso dei confini croato-sloveno, sloveno-italiano è un territorio in cui le persone vivono, hanno famiglia, lavorano, studiano tutti insieme a prescindere dai confini e quindi quest'area, che è un'area omogenea e che tutto sommato ha un'incidenza non elevatissima per fortuna di casi di Covid, sia garantita la libertà di circolazione a tutti i cittadini qui residenti. Migliaia di persone ogni giorno passano il confine e vanno a lavorare in Italia, quindi è un aspetto importante anche in un momento in cui c'è la crisi economica, con tante persone che rischiano di perdere il lavoro. È una questione di stabilità sociale e bisogna consentire la sopravvivenza quanto più indisturbata di queste persone, dice Tremul. Il ministro degli affari interni sloveno, Aleš Hojs, ha ribadito che il governo verifica settimanalmente la validità delle misure adottate e non appena le condizioni epidemiologiche lo consentiranno, il governo eliminerà le restrizioni in vigore. Futuro incerto anche per i piccoli ristoratori nostrani. Dopo l'aumento dei casi di infezione a livello nazionale, i gestori di bar e ristoranti sono alla stregua delle loro forze e un'altra chiusura dei locali risulterebbe un danno irreparabile. È arrivato di colpo il 15 di marzo. Il riferimento non è al mese in corso, ma a quello di un anno fa, quando il mondo di colpo si è fermato e con esso le economie locali di molti paesi, compreso il nostro. Ad un anno di distanza poco sembra cambiato. I virologi ci assicurano di conoscere molto meglio il minutissimo nemico, ma la situazione economica non sembra essersi discostata di molto da quel marzo del 2020. Tra i settori del terziario più in crisi, l'industria dell'ospitalità e la miriade di gestori piccoli e grandi che finora, in base alle testimonianze che abbiamo raccolto
pur restando sul chi va là, si dicono relativamente soddisfatti dell'apporto dello Stato in favore delle loro attività. Un tanto vale per le autonomie locali che sulla falsariga dello Stato non hanno mancato di agevolare gli esercizi sul loro territorio, declassando tasse e balzelli nel loro erario. Purtroppo un tanto non vale invece per gli affitti degli immobili commerciali privati, dove buona parte dei gestori opera. Sì, praticamente il primo lockdown è stato assai più difficile che oggi, perché sul primo lockdown il Stato ci è venuto incontro con quella misura per salvare i posti di lavoro, mentre adesso su questo secondo lockdown il Stato ci aiuta anche con i pagamenti di tante altre cose, come può essere gli affitti e tutte le altre, non so, dai contributi, da tutto, praticamente tutta la regia, no? E questo è un aiuto molto importante per noi, soprattutto che siamo in affitto privato. I numeri dei contagi registrati in questo momento sono in ascesa e Walter Turcinovic non ha mancato di esternare la sua preoccupazione in merito, anche se al nostro microfono si è ritenuto fiducioso nell'imminente Pasqua, una sorta di cartina di tornasole atta a predire l'andazzo della stagione turistica. I gestori dunque non ridono, idem per quanto riguarda gli albergatori. Anche qui, parafrasando un conosciuto proverbio marinaresco, il pane quotidiano ha le famose 7 scorze. Abbiamo cominciato quasi 2 anni fa, il 1° luglio del 2019. E abbiamo cominciato tutta forza, avevamo molti clienti e poi il mondo si è fermato. Cosa è successo dopo? Era un po' difficile in inverno, perché eravamo ancora nuovi, non sapevamo ancora come fare tutto il ristorante e così, però ecco, pian piano siamo andati avanti, no? Fino al 15 marzo, ecco, di quell'anno, di un anno fa. Sì. Anche in tale occasione però chi ha fatto dell'ospitalità una ragione di vita si dice fiducioso, dal momento che nulla è così brutto o così bello da durare in eterno. Durante la nostra tappa nell'entroterra istriano, laddove i flussi turistici ci sono e ci saranno, si punta molto meno sull'estate, ma comunque alla domanda su come sarà quest'anno lavorativo, l'ottimismo non manca. È una domanda difficile, per dire la verità, però io spero, io sono sicura che andrà tutto bene, che adesso piano piano finiamo con questa corona, e che adesso sarà ancora meglio di prima. Adesso sarà ancora meglio di prima, ci allacciamo ai nostri affittacamere e albergatori che ci hanno accolto e salutato con il sorriso sulle labbra. Chissà che un giorno noi tutti, a nostre spese e grazie alla pandemia, non diventiamo persone migliori e soprattutto più ottimistiche ed empatiche. Ma il turismo è veramente la soluzione a tutti i mali locali? Si fa ora riferimento all'imminente stagione turistica entrante, però ci si sta dimenticando di una cosa fondamentale, è che negli ultimi 30 anni in Croazia il turismo ha assunto un ruolo fin troppo grande nell'economia globale. Notizie flash. La Fondazione per la promozione del partenariato e lo sviluppo della società civile ha pubblicato l'invito a partecipare all'Accademia Attivi nella Comunità. Si stanno cercando 15 persone interessate a partecipare a questo programma e il termine per presentarsi al concorso è il 10 aprile. La città di Rovigno ha pubblicato il bilancio in breve. Il documento è stato preparato sotto forma di guida al fine di presentare ai cittadini un'informazione esatta e completa in merito alla raccolta e all'utilizzo del denaro pubblico. La scuola periferica di Peroi ha ricevuto la sua piccola biblioteca di classe. La città di Rignano ha donato una 30ina di libri che ora sono a disposizione degli alunni di Peroi per trascorrere il tempo libero in compagnia di un bel libro. Questo non è amore, è il nome del film educativo destinato agli alunni delle scuole superiori, il cui obiettivo è la prevenzione della violenza nelle relazioni giovanili.
Il film è stato creato dalla Casa Sicura d'Istria, che si prende cura delle donne vittime di violenza domestica, ossia più precisamente dalla dipendente della Casa Sicura Jasmina Vojnikovic, che tra l'altro conduce laboratori educativi con adolescenti sulla violenza nelle relazioni amorose. Il film è destinato agli alunni di scuole medie e tratta quei tipi e forme di violenza che sono specifici per questa popolazione. In più fornisce consigli su come comportarsi e cosa fare in una particolare situazione. Inoltre il film affronta anche i ruoli di genere come causa del problema della violenza nelle relazioni. Esistono diverse forme di violenza nelle relazioni adolescenziali, non solo quella fisica, ma pure, ad esempio, la violenza economica. Uvjetovanje poklonima skupim. Condizionare con regali costosi, quindi ti compro questo ma in cambio voglio qualcosa. O spesso abbiamo che le ragazze sono, parlando in modo condizionale, economicamente violente, dove richiedono l'acquisto di alcuni regali che non devono essere lussuosi. Tutti i giovani possiedono dei budget limitati, però se non mi compri questo o quello io me ne vado. Ad esempio sono molto forti nella cyberviolenza, dove controllano assolutamente i loro partner, richiedono password, oppure li seguono sui social network e infine si crea una forte gelosia. Queste sono alcune forme che risaltano. Prendiamo ad esempio la condivisione delle nudes. Queste sono foto nude che vengono condivise tra partner in una relazione e che poi senza permesso vengono distribuite tra adolescenti oppure vengono usate come vendetta dopo il termine della relazione amorosa. La Casa Sicura d'Istria ritiene che la prevenzione della violenza debba iniziare in età giovanile e in questo caso tra gli alunni delle scuole superiori. Considerando che da anni la Casa Sicura d'Istria, in collaborazione con lo studio filodrammatico del Teatro Popolare Istriano, svolge attività di educazione e prevenzione per gli alunni delle scuole medie superiori dal vivo, poiché sappiamo tutti qual è la situazione quest'anno e che non possiamo entrare nelle classi e tenere laboratori di prevenzione, abbiamo deciso di filmare un cortometraggio educativo che sarebbe stato mostrato durante l'ora del capoclasse o in altre materie scolastiche, dove i giovani avrebbero la possibilità di ottenere un'immagine di comportamento non violento. Ci lasciamo alle spalle un anno da Covid, un'annata difficile, se vogliamo inedita e storica, che ha portato a nuove consapevolezze, tanti cambiamenti, ma anche sfide in tutti i campi. Uno degli esempi ne è certamente la comunità degli italiani divisi in ADA, che come rileva la presidente del sodalizio, signora Neda Sciencic-Pilato, chiude tutto sommato con soddisfazione l'anno scorso, per dirigersi ora, sin da ora, col vento in poppa, verso nuovi, già abbozzati traguardi del 2021. Praticamente siamo già un anno che siamo, si può dire, chiusi, tra virgolette, perché la nostra comunità, siamo in una piccola cittadina in Istria, così che veramente si è potuto anche lavorare, però sempre siamo stati in contatto e sotto le direttive del comando della protezione civile della regione istriana e quella della Croazia, ma si può dire che il 2020 è stato veramente un anno storico, perché quello che ha colpito tutto il mondo ha colpito anche la nostra comunità. Posso dire che lo stesso abbiamo lavorato Zoom, abbiamo lavorato all'esterno della nostra comunità, abbiamo lavorato uno a uno perché abbiamo tante attività, abbiamo lavorato anche con la terza età. Ecco, si può dire che veramente da tanti progetti abbiamo anche realizzato abbastanza progetti, quello che era nel nostro piano del 2020. Vorrei ricordare che molto importante è stato il 2020 per noi, per la nostra comunità, perché abbiamo presentato un volume Visinada nel tempo. Questo veramente è una cosa molto importante perché dopo 99 anni abbiamo presentato questo volume, perché dal 1921 è stata fatta una piccola monografia di 50 pagine da Don Facchinetti, però per tanti anni non è stato mai pubblicato nessuna monografia. Ecco, così dopo un anno lungo di lavoro, ringraziando la Regione Veneto,
che ha fatto, ha riconosciuto questo progetto e abbiamo iniziato a lavorare su questa monografia, ringraziando l'Unione Italiana, ringraziando la Croazia per i diritti dell'uomo, ringraziando la Regione Istriana, veramente il nostro comune in prima linea che ha riconosciuto questo progetto, e posso dire con orgoglio che abbiamo veramente fatto una monografia che è bilingue, italiana e croata, e voglio dire che è molto molto richiesto, specialmente per la nostra gente che è né in Italia, e ho tante richieste che veramente vorrebbero tanti avere questa monografia, perché parla del passato, di tante, del tempo della Serenissima fino ai giorni oggi. È veramente un buon lavoro, e speriamo che potete tutti un giorno poterlo vederlo e visitare e leggere questo libro. E con questo siamo arrivati alla fine, grazie per averci seguito, buona serata.